Federica Nargi accompagnata da Luca Favilla. Eccoci a Ballando con le Stelle. Federica, cosa ti porta a Ballando con le Stelle? So che tra l'altro tu hai studiato danza da piccola, quindi insomma dovresti essere forse un po' più preparata degli altri, che dici poi? Ma diciamo che questa, allora, mi porta qui a Ballando con le Stelle sicuramente la mia grande passione che ho per il ballo. È vero, ho studiato danza quando ero piccola, quindi dire che sono una ballerina è diverso, però devo dire che quest'anno sarà un ballando molto competitivo, perché non sono l'unica a saper ballare, ma quasi tutti, quindi ci sarà davvero da competere. Diciamo che ti ricordiamo anche tra le tante cose che hai fatto come ex velina, e anche lì insomma ballavi abbastanza. Anzi, no, ballavamo, ma perché comunque in tutto quello che ho sempre fatto ci ho sempre messo grande impegno, grande costanza. E quindi ho cercato sempre di fare le cose fatte bene, ed è la stessa cosa che voglio fare qui, cercare di impegnarmi e di portare a casa un buon lavoro e sicuramente divertirmi anche. No, sicuramente quello che faceva tanti anni fa sono degli stacchetti dove ballando da sola ti accorgi e non ti accorgi, insomma, adesso ballando in coppia sono totalmente cose differenti, quindi è un altro pianeta proprio, quindi stiamo ricercando la connessione tra me e lei come ballerini, e per forza di cose, ballando da soli è diverso, ballando in coppia è tutta un'altra cosa. Federica, cosa vorresti ballare? Qual è il tuo genere preferito? No, ma in realtà non ho un genere preferito, sicuramente prediligo più i balli dinamici, però non c'è un genere in particolare, amo il ballo in tutte le sue sfaccettature, quindi sarà qui bravo Luca, ecco, a tirare fuori il meglio di me. Dei giurati chi temi, tra virgolette, di più? In questo momento non voglio pensare, no, non è che non temo nessuno, ovviamente la paura del giudizio c'è sempre, però sono qui per affrontare anche questo, devo saper affrontare le critiche, il giudizio, la critica affinché è costruttiva, quindi prendo e porto a casa e poi vedremo quello che sarà. Insomma, adesso non voglio fasciarmi troppo la testa perché dobbiamo ancora iniziare la prima puntata e voglio essere, ecco, più rilassata possibile, scendere in pista e divertirmi e tirare fuori tutta la mia grinta e la mia energia. Quindi se penso adesso a quello che sarà, a quello che mi diranno un po' questa cosa, magari mi butto giù, invece in realtà no, vado, scendo e ci divertiamo per forza. Buon divertimento allora, grazie mille. Grazie mille.